quel passo di Vaikra 19-18 che dice Ve'ahavta le'reacha kamocha. E amerai si traduce il prossimo tuo come te stesso. Ma vuole proprio dire questo. E forse sì, forse un po' meno, forse no, vediamolo. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Re'acha vuol dire rea, prossimo, noi traduciamo il prossimo. Rea è. Chi è il prossimo? Proprio quello che è vicino, quello con cui vivi vicino. E quindi quello con cui sei in abitudine, in confidenza. Ma poi c'è quel Ve'ahavta le'reacha kamocha, non so quanti di voi hanno conoscenza di lingua ebraica. Ma da un punto di vista, diciamo, grammaticale, non è proprio una cosa facile da capire. Dice, amerai per il prossimo tuo come te stesso. Questo c'è scritto. E badate che non è che il verbo ahav, amare, regga il dativo, cioè a. È un verbo transitivo e regge l'accusativo, il complemento oggetto. Ve'ahavta et re'acha. Ma qui ve'ahavta le'reacha kamocha. E allora c'è scritto anche nella Gemara che l'interpretazione precisa di questa mitzvah è quella che fu data dal Hillel a quel non ebreo che era andato da lui a chiedergli di convertirlo in 4 e 4, 8 perché non aveva tempo da perdere. E avendo fatto questa dichiarazione al collega di Hillel Shammai, ed essendo da quest'ultimo stato cacciato, Hillel invece dice: senti, non fare agli altri quello che tu non vorresti che gli altri facessero a te, questo è il fondamento, però adesso studia. E lui pensava a Ve'ahavta le'reacha kamocha, ama il prossimo tuo come te stesso, o ama per il prossimo tuo come tu ami per te stesso, non è molto diverso. Però è un po' più comprensibile perché come faccio io a amare un altro come amo a me stesso? Io amo me stesso al massimo, poi agli altri un po' meno, a meno di non essere fuori del. No? Invece se dico io desidero che non ti arrivi niente di male come io lo desidero per me stesso, è già un grande augurio, una grande, diciamo, testimonianza di amore, però è più comprensibile, e magari ce ne fosse. D'altra parte, che il verbo ahov presenti come transitivo, lo troviamo sempre nella Torah quando prescrive l'amore degli stranieri. Va'ahavtem et hager. E amerete lo straniero. Che è ripetuto un'infinità di volte. Evidentemente perché, dato che per lo straniero, quello che è diverso, che noi non lo sentiamo come vicino, è istintivo allontanarlo, sentirlo lontano, bisogna fare in modo che così non avvenga, perché dobbiamo sentirlo vicino. E allora bisogna dire Ve'ahavtem et hager. E ci è ripetuto tante volte. E quindi questo è un passo, è un verso questo, che viene ripetuto spesso quando noi ci troviamo
in difficoltà nei confronti degli altri. Gli altri sono creature umane. C'è un livello, diciamo, di Am Israel, popolo di Israele, ma prima c'è un livello umano. E quindi noi dobbiamo tutti rispettare la dimensione umana dell'umanità, gli uomini in quanto uomini. E perché se non c'è questa capacità, questa disponibilità, questa volontà, praticamente noi ci tagliamo fuori dal mondo. Bisogna rispettare chiunque.